Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Blasphemous 2. Nell'ultimo video abbiamo sconfitto Orospina della confraternita dei ricamatori, tra l'altro veramente gran bella boss fight. E ora ragazzi sono qui alla città del nome benedetto per consegnare alcune cosette, come potete vedere il calice dorato e il frammento di cristallo placcato in argento. Ah, e tra l'altro è vero, c'ho anche da consegnare le memorie di Castula, che pirla, andiamo subito qua. Come al solito vi ricordo di lasciare un like e eventualmente iscrivetevi al canale se vi piace, per non perdervi tutti i miei Pray, contenuti. how can I assist thee, penitent one? Allora, consegniamo il ricordo. Allow me to present you with a new piece for your silver altarpiece. Ogni volta che consegnerete un ricordo, appunto, otterrete un nuovo pezzo per la pala. Tra l'altro, datemi un secondo. Ah, però non posso equipaggiare nulla, cazzo. Vi faccio vedere cosa fa Castula. Aumenta i danni inflitti quando il livello di colpa è basso. Solitamente non la uso. Quanto vuole per potenziare la pala d'altare? 2. Ma sì, potenziamola, dai. The altarpiece on your back. Now here I will wait for you until you gather more marks of martyrdom to extend your altarpiece. Così almeno posso equipaggiare qualcos'altro. Allora, e qua ci mettiamo. Questo non è male, aumenta il fervore generato quando si attaccano i nemici e ci permette di fare più preghiere, appunto. Vediamo così, però. Così creo favore di Cerzo, vedete, che aumenta ogni fonte di danni elementali. Però vabbè, mettiamo. Ma sì, per ora va bene così, dai. Andiamo a consegnare le robe e poi si va avanti, ragazzi. Quello non mi ricordo come minchia si tira giù. Forse non ho fatto qualcosa qua, mi sembra strano. A meno che pirla, è vero. Vabbè, consegniamo le robe. Così aumentiamo la vita. Avete visto che è cambiata? Che inizia, vedete che ha un po' il braccio spelato, cazzo. With this crystal, I mark and imbue thy flasks with silver and bile. Così appunto ci aumenta la cura ricevuta quando le utilizziamo, l'energia che ripristiniamo. Il potere di guarigione delle boccette biliari è stato migliorato. E ora consegniamo anche il Only the calice. miracle shall know how many crystals have been bathed in its grace. Ok. Now I shall enhance the vital light within thee. Benissimo. I shall wait for thee. E qui abbiamo finito, eh? Bring me chalices and vials, and I shall fill them with mine own blood. È il suo sangue che usa, tra l'altro. Per quello viene mano a mano, come potete vedere, spellata praticamente. Quindi ragazzi, adesso dobbiamo andare di qua. Allora, prima di andare sotto, di via sinistra, voglio fare una roba qua. Ecco, finalmente possiamo andare. Qua era un tratto, non mi ricordo più, mi pare di sì. Sì. Possiamo andare di qua. Ma ero già andato, che pirla. Non mi ricordo come si tira giù quello, cazzo. Non è che non l'ho visto con qualche leva, qualcosa, eppure. Ma aspettate un attimo, non è che c'è una parete illusoria lì, non mi ricordo, scusate. Giocando troppa roba. No.
Vabbè, andiamo di qua. Che si prosegue. Bene, vedete, di qua dobbiamo andare adesso. E lì poi ci sarà da prendere il doppio salto, ma le hitbox a volte però. Ma ho parato, stronzata enorme. Cazzata, non mi prenderei uno, raga. Ve lo giuro, non mi prendeva uno. Quando non, i tasti non vengono recepiti, mi viene un nervoso. Cioè, un conto se sbaglio io non mi interessa, anzi, mi do del pirla. Ma quando faccio una roba giusta e non me la fa, mica come mi incazzo. Lì non ho schivato, ok. Di qua. Finalmente si può proseguire. Allora, tra l'altro, occhio a questo, raga, perché questo qua è tosto, eh. Cioè, vi fa molti danni. Ne facciamo anche noi, a dire il vero. Potete schivare il fulmine o eventualmente saltarlo. Cioè, adesso no perché non ho doppio salto. Quindi è meglio schivarlo. Ok. Allora, fatemi andare un se... No, tanto qua in alto mi sa che non posso ancora andare. Vediamo. No, vedete? Mi serve il doppio salto e un'altra abilità che sbloccheremo poi. Di qua si va alla strada delle veglie. E in questo luogo, ragazzi, nella strada delle veglie, troveremo il personaggio a cui consegnare il bacio fervente. Ogni bacio fervente che gli consegneremo, appunto, ci sarà, verrà aumentato il nostro fervore. E anche i nodi del rosario qua possiamo consegnare. Nodo del rosario abbandonato. Ma io prima preferisco andare di qua. Infatti mi ricordavo che c'erano le spine. Ah, non mi ricordavo che prima c'era Madre delle Madri, è vero? Vi ricordate Madre delle Madri nel primo Blasphemous? Che spettacolo! Questi qua non sottovalutateli perché sono bastardi, eh? Però non mi ricordo se devo andare prima di là, a destra o di qua. Tra l'altro, che cosa c'ho qua? Perdonatemi. Quello che aumenta i punti martirio guadagnati. Ancora. Che bug era, scusate? Ho preso danno, ma era... vabbè. Non ho ben capito. Beh, direi di usarlo questo. Qui adesso è un bel casino. Allora, di lì si sblocca poi. Di qua non posso comunque proseguire. Qua ci metto un simbolo del tesoro perché ci dovremmo tornare. Sapevo. Perché non possiamo andare lì in alto al momento, vedete, ci serve un'abilità apposta. Che si sbloccherà molto avanti. Ho rischiato. Due. Ci mette troppo, secondo me, a infiammare Veredicto. A parte che poi, vabbè. Non mi ricordo se si sblocca un'abilità che ci mette meno tempo.
Si infiamma poi più velocemente, ragazzi, con l'abilità che si sblocca qua, vi faccio vedere. No, perdonatemi. Questo, vedete? Guardate come fa veloce in aria. Lo infiamma molto più velocemente. Qua rischio, eh. Devo stare attento. Ok. Bene. Qui, ragazzi, in mare di inchiostro ci verremo avanti, non ora. Ops. Ok, mettiamo un tesorino anche qui perché tanto lì non posso andare. Teletrasportatore. Bene. Qui otteniamo rintocco del ritorto, ragazzi. Questo è molto importante per un trofeo abbastanza bastardo, impossibile secondo me, o quasi senza una guida. Invoca una campana spettrale il cui rintocco infligge danni mistici. Canta una campana sconosciuta che suonando produceva le grida di un'antica icona sacra. Veniva intonato in presenza del suo simbolo, ma è stato dimenticato da tempo. Quindi utilizzandolo qui, ad esempio. Ma vaffanculo. Come mai non lo fa? Qui dovrebbe, praticamente si deve brillare uno di questi simboli e dovremmo trovarne 10 sparsi per tutto il mondo di gioco per sbloccare un trofeo. Non mi è chiaro che cosa sia questa stanza, ragazzi, in tutta onestà. Io anche nella mia memoria non mi sembra di aver... Erlofi e Serena. Lasciatemelo nei commenti eventualmente, io non ho ben capito sta stanza. Qua ci devo mettere il segno, almeno ci ricordiamo, facciamo così. Mettiamo il punto di domanda, va. Ho schivato però, non doveva farmi... Andiamo di qua. Altro giro, altra corsa. Chissà se riesco a farvi vedere il boss. Forse sì, non ne sono certo, ma forse sì. Due colpi, questi vengono devastati. Però dovete colpirli bene. Vedete che Veredicto dà due colpi quando colpisce. Se colpite bene, altrimenti ne dà uno. Vedete, ne ha dato uno. Guardate ora. Vedete, ne ha dati due. Dipende come colpite. Cioè, però evitiamoli perché mi hanno rotto abbastanza i coglioni. Voglio provare sta cazzo di campana per capire un attimo. Ma non fa un cazzo di danni. Infatti mi rimetto quella di prima, va che è meglio. Mi rimetto questo, Pete Nera sta la sepoltura delle luci, va. Questo qua potete anche evitarlo, vedete voi che cazzo fare. Ma questa è sfiga però. Devo curare, mi conviene. Qua dovrebbe esserci una stanza nascosta. Grateful. Bene. Ah merda, questo... Succhiamelo. Sì, in breve mi conviene curarmi perché... Ecco, perché qua ci sono sti stronzi. Ho abusato. Bam.
Vedete, quelli provano a colpirvi con delle magie, vanno fatti fuori, sono veramente di cazzo. Questo è un problema. Ok. Questi qua sono dei grandi figli puttana. No. Vabbè però. Ma come cazzo, vabbè. Possiamo fare anche questo, però non devo rischiare. Ok. Quindi ora devo suonare la campana, tra l'altro. Questa che mi apre sotto, ma mi dà anche l'accesso a sopra. Facciamo così prima. Ok, adesso però devo andare sopra. Però se non suono la campana. Suonatela due volte per sicurezza. Un punto martirio. Ah no, 800 lacrime di redenzione. Ecco qua. Là in alto vedete c'è un uno dei figli di Proximo, ma non posso ancora prenderlo. Quindi anche qui ci mettiamo un tesoro. Bene, ora dobbiamo andare avanti là di là. Danno da contatto di merda. Mamma che belle le musiche, ragazzi, porca puttana. Questo non... Ah, ok, sì, questo praticamente, vedete, ci fa spostare questo. Ma lì ancora comunque non ci posso arrivare. Perché mi serve appunto il doppio salto. Vabbè, mettiamolo comunque già in posizione. Dopo dovrebbe rimanere così, se non sbaglio. Come mai non si sfonda? Però dust, vabbè. Fuori dal cazzo. Ma sì, posso anche evitarlo, dai. Boing. Ecco, benissimo, qua sblocchiamo appunto, come potete vedere, la shortcut che ci ricollega appunto all'inginocchiatoio. Ora cazzo, non mi ricordo dove devo andare prima. Ah, che palle. Vabbè, avevo schivato, dai, puttana merda, almeno mi sembrava. O forse ho schivato ora l'ammonimento sbagliato. Ecco, ho fatto una cazzata. Mi serviva quello e non posso tornare su. Vedete, devo spostarlo con la statua. Perdonate, mi sto facendo un po' di cazzate, merda. Vabbè. Brucia. Labbra della maschera dorata. Questo che cos'è? Un rosario, forse? Sì, aumenta leggermente la resistenza ai danni da fuoco. Frammento d'oro goffrato, penso, o goffro, non so come cazzo si pronuncia, parte di una maschera infranta e non era passata. Le monache di un convento dimenticato giurarono di non esporre più i loro volti bruciati al mondo. Il convincimento della sua antica indossatrice mantiene ancora caldo il metallo. Ok, posso tornare sopra, ma fatemi vedere di qua un attimo. Ok, qua è dove non posso andare ancora. Mi serve il doppio salto.
Ma questo come cazzo lo tolgo una volta che arrivo sotto? Andiamo di qua. Era il caso che ricaricassi le boccette, era meglio, vabbè. Dai. Vedete, qua così devo fare. Spostarlo sotto di modo da poterlo utilizzare. Qua aveva l'altro di coglioni, eh. Minchia quanti danni. Devo usarlo più spesso il dischetto allora. Sappiamo che c'era sta merda. Ho fatto un errore a fare quella mossa, avrebbe potuto colpirmi. Ok. Ah, è vero, qua è tutto a tempo da fare, ragazzi. Questo era un po' un casino. Dopo, però devo prendere prima quello, così. Ok. La rifacciamo. Qua adesso non mi ricordo più. Qua, vedete? Al pelo. In teoria indietro non c'era nulla. Adesso aperta posso anche andare volendo. Per vedere se mi sono perso qualcosa. Non mi pare. No. Brutto. Questi qua li odio. No, non c'era nulla da prendere. Ah, benissimo. Qua ragazzi, se non ricordo male, mettete in tocco del ritorto e qui ci dovrebbe essere uno di quei simboli di cui vi ho parlato. E qui c'è un controfeo che se aspettate sentite parlare il miracolo. Dovrete aspettare un po'. Vediamo se si può già fare o se... Non mi ricordo se c'è qualche Here ecco. is where the first miracle took place. Praticamente qua ha sbloccato il trofeo, appunto, quando sentite questa voce. Allora, qui in teoria corri in tocco. Forse non... Vedete? Vedete il simbolo? Però non si vedeva, cioè è praticamente impossibile vederli in alcuni punti. Questa è una cosa che io toglierei se fossero gli sviluppatori. Vabbè, è una prerogativa dei Metroidvania, ma quantomeno dovrebbero rendere più capibili alcuni enigmi. Questo è il mio parere personale. Perché alcuni sono veramente assurdi, cioè nemmeno spremendo le meningi al massimo ci si può arrivare. Ma di qua? Ma di qua è chiuso e dopo sì, ok, cioè qualcosa si apre. Con questo. Però non dovevo andare lì. Ok, vediamo un attimo. Oh, quelli sono tosti, raga. Quei nemici lì sono un po' una rottura di coglioni, Ecco, qui vediamo di far fuori questo. Ma vedete cosa vuol dire non rimettere la roba giusta, cazzo. Qui facciamo fuori i nemici, almeno abbiamo tutto il tempo di andare di là. Allora, adesso utilizzate questa. Guardate sto bastardo. Qui si andrà dopo,
Allora. Bene. Adesso bisogna andare di qua, utilizzare questo e poi scendere in picchiata per sfondare questa. Che pirla. Devo suonare prima questo. Suonatelo un po' di volte per sicurezza, due van bene. Almeno rimangono più attivi questi, vedete? Ah, questo qua è un problema. Allora, questo. Cioè, quei due là sotto insieme sono un problema. Allora. Shortcut. Buono. Fatto questo, dobbiamo andare di qua, però è a tempo, eh. Quindi, questo. E adesso di qua. Ok. Tac. Questa. Il problema è che non so se sfondando qua posso tornare su poi. Perché io voglio andare anche lì a sinistra. Cazzo, non posso tornare su al momento. Lo faremo dopo. Tanto si può sempre recuperare tutto in un secondo momento. Cioè, guardate la mappa, ragazzi. Ancora è niente. Vedrete quanto si espanderà. Ma sappiamo quanto le mappe nei Metroidvania siano fantastiche. Sì, faccio in tempo a farvi vedere la boss fight. Una boss fight che reputo parecchio tostarella. Soprattutto se volete fare l'anno damage. Ho fatto fatica. Lì ci andremo dopo quando avremo il doppio salto. Minchia, stavo andando giù come un pirla. E anche qua ci si andrà dopo con il doppio salto, eventualmente. Piazziamoci un tesorino giusto per... Tac, tac. Bene. Di lì a sinistra ci sarà appunto il boss. Qui c'è il teletrasportatore. Ecco ragazzi, nella mia memoria, nella mia blind run, che ho fatto in solo... Ho sempre rifiutato di farmi aiutare da lui. Quasi quasi vi dico di sì per vedere se cambia qualcosa, solo per questa boss fight. Più che altro però ho iniziato a dirgli di no, vi ricordate, con la prima boss fight che gli ho detto di non mi sono fatto aiutare. Is it your wish that I continue with the story of my promise? Allora, questo facciamo di sì. Indeed, it was the miracle's will that made the bell ring. But it was the lady's sin that brought the curse down upon us. The lady, the most beautiful of women, who lived in the palace by the lake, lived to admire her own beauty, which she believed to be unnaturally divine. The reflection of the lake in which she admired herself returned her own beauty with yet more intensity and splendor, keeping her spellbound for days. Desiring that reflected perfection for herself, she prayed to the lake that no one else might see that reflection. As she looked at her reflection one more time, she saw her face distort to the sound of a terrible tolling that rose up from the lake's sunken bell. Do you wish me to join you in your next confrontation? Io quasi quasi proverei e
Non so se queste sorti, le sorti di questo personaggio di Yerma, possano cambiare in base alle scelte che fate. Io ho messo sempre no, questo ve lo posso dire. Ho messo sempre no durante la mia run e alla fine mi è morto. Non so se facendosi aiutare, se magari cambia qualcosa. Proviamo, dai. There you shall find me, and in communion we shall fight. Bene. Allora, prima della boss fight però, qui mi sa che mi vado a mettere un attimo questo. Aumenta leggermente la resistenza a tutti i danni fisici. Questo boss, guardate che è ostico. Affila or, sentinella dello smeriglio. Qua dovete trovare il punto, vedete, per non essere colpiti, ho dovuto abbassarmi. Devo schivare dopo, perdonatemi, ho sbagliato. Quando fa così, fa questo colpo qua che va schivato e poi possiamo sfruttare eventualmente questo. Qua dovete saltare perché fa le robe, vedete? Qua dovete schivare. Ah, così ogni tanto vi aiuta. Vedete, saltate. Si capisce quando fa questa. Ah. Si capisce perché affila la lama sopra, vedete? Occhio a questa, ragazzi, è pericolosetta. Dovete schivare tutte ste robe, potete schivare. Ora, occhio, schivate e saltate. Occhio perché torna indietro, ragazzi, ora potenzia questo colpo. E potete spiazzarci questo eventualmente. Qua dovete trovare il punto giusto, come ho detto prima. Questa schivata attraverso. Questa qua è bastarda perché poi vedete piomba dal cielo. Ora stessa cosa di prima, ragazzi, occhio. Si può schivare anche senza passare attraverso, ma è rischioso. Guardate la spara che ha cambiato il colore. Ora è molto, è rossa. Ah, ho schivato male. Qua passate attraverso come prima. Volevo farvi vedere una cosa. Ma ho schivato, dai. Questa, vedete, dovete schivarla attraverso. Stavo... Ancora ho schivato prima, che vizio di merda. Chiudiamo la boss fight. Bene. Molto bella. Fatality, flawless, victory. Sì, devo dire che Yerma ogni tanto aiuta, ogni tanto fa lancia la lancia, se non ho visto male. Bene, ragazzi. Occhio quando fa la trottola, perché prima di partire appunto gira, molto spesso vi può capitare di schivare prima, cosa che ho fatto e appunto ho sbagliato, come avete potuto ben vedere. How dark and uncertain are the rooms where the miracle allows us to see and talk to one another. Even after the deaths, even after the dreams. Penitent one, we are in the chapel of the five doves, and before you prevails the narrative voice of the witness. All that remains of me is testimony. For my deceased body lies exposed in its urn of crystal and gold. You return from the long dream to avoid the birth. You will have need of the uncorrupted tongue that my mortal remains still harbor, whose forbidden whispers will guide thee on the path to such an undertaking. Release the five doves, and thus the urn containing my body shall be opened. Wake up now from this dream.
E ogni volta che affronteremo e sconfiggeremo determinate boss, appunto, saranno liberate determinate colombe. Questo non era uno dei boss in questione. Oh sì. No, no. Bene, di qua in teoria, ragazzi, sblocchiamo finalmente il doppio salto. Ops, qua. Ah, ok, mi ero cagato addosso, figo. Eccolo qua, raga. Ora avremo un po' più di mobilità in più. Passaggio di cenere. Con questa abilità il penitente può eseguire un salto a mezz'aria, premi X durante un salto o una caduta. Ecco. Meno male che l'hanno messo, nel primo Blasphemous non era disponibile il doppio salto. Devo dire che aiuta molto. Non solo per un discorso di platforming, ma anche delle boss fight aiuta molto il doppio salto. Ecco. Vedete, con questo posso effettuare poi il doppio salto, vedete, dopo aver colpito. Non so perché con Veredicto non si può fare, vedete, forse perché è talmente lento. Vedete, non ve lo fa fare poi il doppio salto dopo che colpite con Veredicto. Forse da più in alto sì, vediamo. Sì, da più in alto sì. Se no no, vedete. Con questo invece si può fare. Qua c'è qualcosa? Beh, anche oggi dai un pezzettino l'abbiamo fatto. Quello possiamo prenderlo subito in teoria. Sì. Allora, in teoria sì. Volendo ci vorrebbe un'altra abilità per farlo da quello che sono ora, ma in teoria se io cado qua e faccio il doppio salto, tac, lo prendiamo subito. Ma ha ricaricato la vita, tra l'altro. Colpendoli si ricarica la vita, non ci avevo mai fatto caso. Avete visto? Non si finisce mai di imparare, non smetterò mai di dirlo. Anche quando si pensa di conoscere. Ma vaffanculo, era giusto, dai, la Hitbox però. Anche quando si pensa di conoscere a memoria un gioco, non è sempre così. Bene. Tacchete. E possiamo andare di là a destra, però non ricordo cosa c'è. Andiamo subito a vedere. Ah merda, questo è un grosso. Vedete qua il doppio salto è molto importante perché mi permette di schivare anche i colpi di questo energumeno. Posso stare qua o eventualmente posso schivare, guardate, a dietro di lui. Quindi il doppio salto, come potete vedere, aiuta molto anche a livello di gameplay. Dai. Quasi sono veramente coriacei, eh. Vabbè, ci sta. Guardate che bella l'esecuzione. Bam! Fichissima. Non mi ricordo qua sotto dove si va. Merda. Ah, cazzo. Ah, qua devo switchare arma poi. Ma va. Per distruggere questo, appunto. Ah, bene, ragazzi. È la prima volta che incontriamo queste. Vi spiego cosa sono. Vedete, è una statua, appunto, quella che abbiamo visto all'inizio, dove ci ha fatto scegliere l'arma. Ogni volta che troveremo una di queste statue, in questo caso questa, appunto, è di Ruego all'Alba, ci sarà possibile sbloccare nuove abilità. Vedete che le due sono bloccate. Ok, appena prenderò questa statua potrò attivare anche le abilità di secondo livello. Vedete? Tac. Di qua non penso ci sia nulla. Quanti punti martirio abbiamo? 5. Aumenta l'abilità di stordire i nemici, prendiamolo. Prenderei anche questo, tieni premuto R1 più quadrato con la barra piena per attivare Patto di Sangue. Mi sembra di avervelo già spiegato, praticamente vedete la barra sotto rossa. Quando si carica colpendo i nemici, vedete, Ruego all'Alba, no scusatemi, potenzia tutti i colpi di Ruego all'Alba con danni mistici aggiuntivi, però richiede un pagamento in sangue.
carica la barra infliggendo danni con Regolalb, appunto. Avanti sarà possibile sbloccare una roba che ci ripristina la vita. Questo aumenta la difesa base. No, ancora non me lo fa vedere. Però qua mi sembra che ci sarà l'abilità quella che quando attiviamo appunto Patto di Sangue potremo ricaricarci la vita. Vedete che adesso è apparsa la barretta sotto la ruego all'alba. Ci vuole un po' a caricarla all'inizio, eh. Ma che cazzo, ma non è vero, dai, vabbè. Ora possiamo finalmente tornare su. Adoro il platforming quando è fatto bene. Bene, andiamo di qua. Fate attenzione a sto stronzo perché questi qua sono veramente stronzi. Quanti danni. Comunque l'ho massacrato, non vi ho fatto vedere. Praticamente lanciano delle sfere energetiche che possono dare un po' fastidio. Bene ragazzi, questo ci ho messo un po' a capire come si prendeva all'inizio, non essendo non avendo capito bene tutte le robe. Praticamente quello, dobbiamo utilizzare questo, poi mettere Ruego all'alba, qui fate il doppio salto e piombate giù, tac, sgorbia in madreperla immacolata. Andiamo a leggere la descrizione. Lama di metallo con una curva pronunciata. Con essa gli scultori intagliano e scolpiscono legno con estrema delicatezza per produrre contorni precisi. Ah, è lunga la descrizione. Come già detto ragazzi, le descrizioni lascio perdere se sono troppo lunghe. Questa serie è incentrata sul gameplay e sullo raggiungimento del 100% del gioco. Allora adesso posso andare di qua, tipo? Già. Ma la via più breve di qua? No, non riesco a salire lì, vaffanculo. Devo farmi... Devo farmi il giro. A parte che posso anche evitare i nemici a questo punto. Cazzo devo fare? Me li evito. Sapevo, ci avrei scommesso le palle. Questo le vanno dal cazzo, però. Anche più comodo per questi nemici ora il doppio salto. Molto più comodo. Bastardi. Forse, vediamo se riusciamo già, non lo so, eh. Vediamo se col doppio salto ce la facciamo. Alla grande, sì, vedete? Attenzione, ricordatevi di rimuovere il tesoro. Questo è molto importante, perché molto spesso magari non lo rimuovete, pensate che c'è qualcosa qua e tornate qui per un cazzo. Vedete, ho caricato Ruego Alba, ora R1 quadrato, vedete? Questi colpi qua. Tra l'altro molto figa anche l'animazione, guardate. Ovviamente non è infinita. Perché in basso lì non sono andato? Cos'è che non ho fatto? Vaffanculo. Come mai non sono andato? Ah, non ero andato di qua. Ok, benissimo. Merda. Dovrei fare in tempo, sì, alla grande. Martinete di Forge e Tuono, ragazzi. È un altro canto. Perdonatemi un versetto. Lancia una mazza elettrificata in un arco, infliggendo danni da fulmine. Versetti recitati tra le scintille del metallo di una legionaria, al ritmo del suo martello e della sua incudine. Così forgiò l'arma di suo fratello Esdras,
riservando benedizioni sul metallo. Ah! Esdras della Legione Unta, del primo Blasphemous. Uno dei miei boss preferiti, tra l'altro, Esdras della Legione Unta. Allora, a questo punto io non so se andare direttamente. Però ci vuole un po', cazzo. 45 minuti di video. Sono un coglione, quello vuol dire proprio essere coglioni. Skippiamo qua, va. Almeno ottimizzo un attimo i tempi. Cazzo, vedete, devo passare di qua. No, quello non posso prenderlo. Dov'era l'altro? Era qui. Questo è veramente forte, eh. Skippiamo, raga. Se no ci vuole troppo. Beh, comunque un po' abbiamo fatto oggi, non è che non ho fatto un cazzo, anzi. Dopo usiamo Mirablast del ritorno al porto, eventualmente, per tornare indietro. Giù di qua. E di qua, perfetto. Ora col doppio salto possiamo andare a prendere il nostro punto martirio. Dovrebbe essere un punto martirio in teoria. Boom. Vieni, baby. I danni sono molti di più, eh. Cambiando arma si disattiva il patto di sangue, quindi attenzione. Perfetto, eccolo qua. Ora ragazzi, a questo punto io utilizzerei Mirabras del ritorno al porto, anche perché. Ah, qua già ho messo. Perché c'è il punto di domanda lì? Ah, cazzo, vabbè, siamo qua, andiamo a prendere anche quello. O forse non potevo quello. Forse non potevo, ma andiamo comunque a vedere. Perché non mi ricordo se bastava il doppio salto o se serve un'altra abilità che sbloccheremo molto avanti. Tanto andiamo a vedere, ci vuole un attimo, dai. No, infatti no, non posso. Ma visto che siamo qua. Andiamo a fare il discorso là della campana, che non so perché non me l'ha attivato prima. Skippiamo tutto alla grande. Allora, questo posso prenderlo però, vedete. O no? No, mi sa. Sì, invece. Quindi qua posso togliere il forziere, benissimo. Un altro marchio del martirio. Ok, dicevo, vediamo un attimo qua. Ah no, non me l'aveva attivato. Mi sembrava che me l'aveva attivato prima, quindi me l'ha già attivato questo. Vabbè. Prendiamoci appunto le lacrime e. Usiamo Mirabras del ritorno al porto, ragazzi. Però, datemi un secondino. A parte che a breve devo chiudere il video. Vola il tempo. Poi, soprattutto quando piace una cosa, si sa quanto voli il tempo. Eh sì, pensavo di avere il fuoco, perdonatemi. Vabbè, fanculo, ormai siamo qua, non uso neanche più Mirabras del ritorno al porto, dai. Ormai siamo qua, andiamo di qua. Consegniamo la roba. Ecco, ora col doppio salto, ragazzi, finalmente possiamo andare qua.
da prendere anche quello. Bene. Un'altra miglioria per le nostre boccette biliari. Oh, mi rendete che, ragazzi, lui, a me mancava uno di sti cosi, non riuscivo a trovarlo, mi mancava proprio questo. Perché proprio si vede che ero andato qui, vedete? Non sono andato al di là con la visuale, non l'avevo visto, pazzesco. Frey, how? Consegniamo lo strumento. This gouge, as precise as it is delicate, is unquestionably the most suited to this noble wood. Know that you have my gratitude, penitent one. Penitent one. Bene. Ora mi richiede 3 per potenziare la pala di favori, ma al momento aspetterei, mi va bene anche così a dire il vero. Se lo metto in combo invece con un aumento del potere di stordimento, no, eh. May the hands. Ok, io come cazzo si fa a scendere qua? Non mi ricordo mica. Non mi ricordo mica. Non è che non ho premuto qualcosa qua. Andiamo a vedere se posso andare qui, non mi ricordo cosa cazzo mi serviva però, porca puttana. No, era chiuso qua. C'era la roba sbarrata. Torniamo su. Qua c'è da far venire su quella roba là, cazzo, vedete? Non mi ricordo come minchia si fa. Backtracking ci pensiamo poi quando sblocco anche un'altra abilità, ragazzi. Guardate quanta roba c'è in giro da pigliare. Allora, andiamo subito qua a farci potenziare le boccette. Vabbè, lo salto che tanto l'avete già detto prima. Shall know how many. Bring me chalice. È inutile che vi faccio riascoltare i dialoghi che abbiamo già visto. Il tempo è denaro. Bene, a questo punto, ragazzi, si può tornare eventualmente al Palazzo dei Ricamatori. Io fremo a sbloccare questo qua, perché poi qua c'è il teletrasportatore, cazzo, lì in alto. Eppure mi pareva che l'avevo già sbloccata. C'è qualcosa che non mi quadra. Allora, qua ancora non riusciamo, perché mi serve anche lo scatto. Non basta il doppio salto qua, vedete? Serve anche lo scatto. We have no way. Vediamo se c'è qualcosa di prendere di interessante qua. O se posso farne a meno per ora. You point. You point. Questo sarebbe importante, ma se, al momento non mi serve perché tanto l'NPC a cui dovremmo consegnarlo sarà molto avanti. Quindi lasciamo stare. Non mi convince sta roba qua del teletrasportatore, raga, porca puttana, ma che cazzo? È qua, eh? Non mi ricordo proprio. E si arriva tramite qualche altro passaggio per forza. Ok,
Per forza, qua avevo già provato. No. Cinquantacinque minuti, ragazzi. Andiamo avanti un pezzettino, ma per ora mi devo fermare. Quindi nel prossimo video, ragazzi, proseguiremo. Di qua devo andare. Vedete? Dobbiamo andare là in alto. Andiamo un pezzettino avanti, vabbè, ma. Proprio poco perché sono gli sgoccioli. Griglie rovine. Qua si arriva dall'altra parte, ok? Questi mi lievito. Questo posso prenderlo adesso, no? Quello si arriva dall'alto. Ma vai a fanculo, mangia merda. Ora posso andare però, vedete, col doppio salto senza usare la piattaforma. E qua col doppio salto, perfetto. E questo intanto ce lo pigliamo. La pellegrina, che cosa faceva? Riduce a 1 la perdita di verdadera destrezza quando si subisce un colpo. Ok, quindi in teoria non lo perdiamo completamente. Ragazzi, arrivo con l'inginocchiato io lì, poi mi fermo. Da qua posso fare. No. Andiamo un secondo di qua, qua però. Ah, c'è un altro, ma ce lo evitiamo bellamente. Proprio lì, dove cazzo sto, cioè dove stavo andando io, pazzesco. Ecco, qua si può andare di qua adesso. Possiamo anche togliere il tesoro. Cazzo, qua escono i nemici, porca puttana. Non mi ricordo chi. Ancora non ho tolto Mirabas del ritorno al porto. Ma vai a fanculo, pensavo fosse lui quello stordito. Questo è un problema. Ciao, oddio, del vero. Facciamo veloce, raga, non ho più tempo, cazzo. Mettiamo questo. Bene, un marchi del martirio, appunto. Ho un minuto di tempo, raga, mi devo muovere, devo arrivare all'inginocchiatoio. A parte che volendo il video lo posso chiudere anche prima di arrivare all'inginocchiatoio e andarci io manualmente senza off screen, cioè. L'inginocchiatoio è l'avanti. Qua avanti, Qua in alto non eravamo andati però. Bene, ne parleremo dopo, ragazzi. Spegnendo le candele, trovando questi personaggi, vedete poi cosa succederà in un altro luogo. Che è sostanzialmente le veglie qua. Strada delle veglie. Bene, ragazzi, io mi fermo qui con Blasphemous 2. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima per continuare. Bella lì!